Amici telespettatori, ben ritrovati su Serie C TV, il canale ospitato della piattaforma Eleven Sport. Stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, Maurizio Bonanno vi saluta. Insieme celebriamo sul Monte Erboso di Vibo Valentia la decima giornata del campionato di Serie C. Girone centrale, l'incursione sempre sulla destra, è tutto solo, può tentare il tiro, la respinta della difesa, ma dietro arriva, ma capisce tutto Bubas che anticipa, entra nel rigore. Bubas deve scendere a Ponzo ed è vincente per Bernardotto. Dopo appena 3 minuti e mezzo di gioco, Bernardotto porta in vantaggio la Vibonese. Splendida Redolfi, il lancio a cercare Bernardotto, il tocco corto, Berardi si accentra, siamo al limite della rigore, tenta il tiro colato e ne colpisce il Tito, scende sulla sinistra e riceve palla, arriva dal limite, la crossa centrale, l'incursione chiusa dalla difesa del Catania, gli va benissimo Bernardotto, diamo dentro il rigore, il tiro di proiezione, la parata di Furlan, ma la palla è ancora all'attaccante della Vibonese. Bernardotto tenta ancora l'incursione da dietro, bel Furlan non commette tutto ciò che è giusto che sia. Tito tocca corta, questa palla al centro dell'area e finisce in gol, il raddoppio improvviso al 28° minuto è di Pugliese. Ruba palla, subisce il fallo, ma c'è l'incursione, ancora Pugliese dentro il rigore, è solo, poi scivola. Il lancio lungo di Lodi a cercare Piazza, questa volta in posizione regolare, entra nel rigore e tenta il tiro, troppo indietro sull'attacco di Prezioso che ruba palla, Prezioso a campo aperto, si accentra, il tocco di misura su Bernardotto, il controllo, il tiro ed il gol, doppietta personale di Bernardotto che al 6° minuto del secondo tempo, al 51° porta a 3 i gol della Vibonese. Caffo che aveva chiesto questa soddisfazione personale e calcio di rigore, il fallo dipinto su Prezioso, il capitano Bubas è pronto a battere il calcio di rigore, la rincorsa, il tiro, il gol, malgrado Furlan l'abbia toccata, e il risultato porta la Vibonese alla 54° minuto sulla 4. Berardi avanza, si accentra, subisce il fallo e di Dall'Oglio era stato appena ammonito e ora viene espulso il numero 23 del Catania alla 64° minuto. Tito intanto avanza, la palla è per Bubas, ha un controllo non perfetto, la dà però per questa incursione di Berardi ad una partita che ormai sembra segnata. Bernardotto entra in area di rigore, ha davanti a sé Noce, Bernardotto si gira, deve fare qualcosa, tenta tutto, 0, nulla altro da dire, è un minuto di recupero buono per Allegretti che in questa volta è in posizione regolare, Allegretti la piazza e segna, anche Allegretti festeggia dunque con questo 5-0 che fa letteralmente infuriare Furlan. Dice che può bastare, non fa riprendere neanche il gioco e la Vibonese celebra il suo riscatto dopo la disfatta di Francavilla con un risultato stratosferico.